Un nuovo bando per assegnare altri 17 fari a hotel e strutture turistiche. L'uomo del faro non c'è più, al suo posto arriveranno operatori turistici e clienti in cerca di una vacanza d'autore. Il progetto di valorizzazione dei fari, avviato nel 2015 dall'Agenzia del Demanio e dal Ministero della Difesa, si arricchisce di 17 nuove strutture dopo le 24 già date in concessione nelle precedenti gare. Al via il terzo bando per sottrarre dal degrado, recuperare e far rivivere sotto una nuova veste torri, fari ed edifici costieri. 8 le strutture sotto la gestione di Difesa Servizi, 9 quelle di pertinenza del Demanio. Tra questi i fari di Punta Lividonia, Porto Santo Stefano, Punta Stilo, Punta Alice e Capo Rizzuto in Calabria, Dromo Caderini a Siracusa, Punta Marsala a Favignana e poi 2 isole della Laguna Veneziana, San Secondo e l'Ottagono di Caroman, il faro di Camogli, quello del Colle Cappuccini ad Ancona e le torri di Montepucci e Daiala in Puglia. Per le precedenti assegnazioni stanno già iniziando i lavori di ristrutturazione, come nel caso dei fari di Levanzo e Marettimo alle Egadi, aggiudicati ad un imprenditore bergamasco la cui offerta ha prevalso su quella del patron di Prada, Bertelli, mentre il faro di Capo Zafferano, poco fuori Palermo, è stato dato in concessione ad uno chef locale che lo utilizzerà per ristorazione ed eventi. Le concessioni hanno una durata di 50 anni in cambio di un affitto e della ristrutturazione del bene. L'operazione Valore Paese Fari garantirà con i primi 2 bandi un introito di oltre 15 milioni di euro per tutto il periodo di concessione, 17 milioni di investimenti diretti da parte dei privati e una ricaduta economica complessiva di 60 milioni di euro. Ancora 3 scienziati